Anche Gianluigi Paragone esprime apprezzamento per il generale Vannacci, che continua a dare annunci, a muovere truppe, si potrebbe dire, a organizzare la rete della sua associazione, Il Mondo al Contrario, che sembra alle soglie di un ingresso in politica. Ma intanto, clamorosamente, vi ricordate, Morgan al Maxi è tornato a colpire l'amico di Sgarbi con una esternazione che vi faremo vedere veramente scioccante. Dunque il caso Vannacci, la campagna culturale intorno al libro e al tema di questa domenica che discutiamo con il professor Canfora. Buonasera, collegato da Bari. Con Vittoria Baldino, salve, deputata dei 5 Stelle, che interviene con noi in diretta dalla Calabria. E con l'immarcescibile Sandro Buonasera. Iacometti, polemista acuto, sempre qui al centro della scena. E Marianna, come la descriveresti, Marianna, stasera? Qui, Sandro, per caso, direi. Come la descriveresti? Vai subito, una parola. No, nessuna descrizione, ci vediamo tra poco. Arriviamo subito. Hai perso il momento. Con le percussioni di Luca Telese, sempre più potenti, 20:44, comincia in onda, in diretta, con, ve li ho presentati prima Luca, ma ci torniamo nel caso foste stati distratti, l'onorevole Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, buonasera onorevole, il professor Luciano Canfora, storico, insomma non ha buonasera bisogno delle mie presentazioni, e Sandro Iacometti di Libero, che ci fa compagnia qui in studio. Allora, noi ci abbiamo provato a smettere di occuparci del libro del generale Vannacci, ma soprattutto di quello che racconta del clima del paese il libro del generale Vannacci. Poi ci ha pensato ieri sera Morgan, il genio Morgan, come lo definisce qualcuno, a Selinunte in concerto, ha avuto un alterco con una persona del pubblico. Vediamo un pezzettino e poi cerchiamo di capire che c'entra con Vannacci. Sei venuto a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa. Ma fate ridere, siete proprio stupidi, siete stupidi. La società è una merda, fatta da gente. Bravo! State zitti, basta, mi avete rotto il cazzo. E è questo che rende la merda questo paese, lo sa. Non sono proprio questi, fanno schifo, rendono questo paese un paese incivile. Incivile, siete degli incivili, siete dei bifolchi. Andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare il culo, frocio. Ecco, insomma, diciamo, non è esattamente, come dire, uno scambio col proprio pubblico come quello che, di cui si, diciamo, si gioiscono notoriamente gli artisti. Morgan non è nuovo a uscite di questo tipo, a provocazioni di questo tipo. Abbiamo cominciato l'estate con le sue disquisizioni, no? Al Maxi. Però insieme non al sottosegretario. Mai sdoganato questo epiteto. Però così questo epiteto in pubblico non era stato sdoganato, però forse sì, guarda un po'. Di fronte a una platea. Questa è ampia. Vediamo la clip. Forse. Cari omosessuali, normali non lo siete. Non solo ve lo dimostra la natura, ma la società. Rappresentate una ristrettissima minoranza. Quando vi sposate ostentando la vostra anormalità, la gente si stupisce, confermando che i canoni di ciò che è considerato usuale voi li superate. Dobbiamo ricorrere a un idioma straniero e chiamarli gay, perché i vocaboli esistenti sono considerati inappropriati. Pederasta, finocchio, frocio, ricchione sono termini da tribunale, da hate speech, classificati come lessico dell'omofobia. Allora, si inizia a discutere così, qualcuno rompe il ghiaccio, dice ma in fondo che cos'è usare una parola piuttosto che un'altra, e poi si arriva al momento pubblico in cui un epiteto, che non voglio neanche ripetere, diventa un insulto possibile. Ora, non è il solo episodio, diciamo, di questi giorni, però è un episodio abbastanza grave. C'è un collegamento o no col clima che si sta creando intorno a questo libro? Non c'è assolutamente nessun collegamento, c'è un collegamento con il linguaggio che utilizza Morgan regolarmente, che è il turpiloquio, spesso e volentieri, quindi questa cosa attiene al turpiloquio. Nel turpiloquio italiano ci sono una serie di insulti, di epiteti, di frasi, di accuse, di parole di questo genere,
che possono riguardare il sesso, l'orientamento sessuale, l'origine dei genitori, l'origine degli avi e degli eredi. Poi ogni paese ha le sue, ogni regione in Italia utilizza alcuni insulti piuttosto che altri, alcune ingiurie piuttosto che altre. C'è chi offende, utilizza più ingiurie di tipo religioso, chi più ingiurie di tipo sessista. Questo credo che sia il caso che riguarda Morgan. Io però vorrei aggiungere che, avendo passato molti anni al fianco di Vittorio Feltri, grande maestro di vita e di giornalismo, E di politicamente corretto. E lui utilizza spesso parole che fanno scandalizzare, no? Però lui è arrivato ad un livello che può utilizzarle, perché poi le utilizza con parsimonia, le utilizza in contesti, diciamo, garbati. E, Su Twitter si lascia un po' più andare, no, si lascia un più po' generoso, più andare. Però la cosa che dice Feltri adesso è che far la battaglia sul linguaggio e sulle parole è una battaglia di retroguardia, cioè una battaglia perdente. Uno deve fare delle battaglie di tipo culturale sugli atteggiamenti, sui comportamenti. Su questo, Parole, secondo me, è una battaglia persa, sbagliata e... Andiamo su questo, perché tutto sta a capire se, appunto, se sono solo parole come cantava Noemi, o se c'è dietro, appunto, un background culturale che in qualche modo viene sdoganato attraverso quelle parole. Morgan, lo diciamo per completezza di informazione, poi si è scusato, si è detto pentito per In privato queste parole possono essere utilizzate, in pubblico perché no? Perché un personaggio pubblico è un modello, tanto per dirne una. A parte che Morgan ha avuto e avrà, non lo so, questo è un altro tema, probabilmente una trasmissione in Rai, e dopo aver penalizzato Facci per una frase, Saviano per uno scontro con Salvini, sarebbe quantomeno originale. Però rimaniamo ai fatti. Morgan si è scusato e non è neanche il primo, perché ci sono state addirittura delle scuse preventive. Allora, prima di andare dal professor Canfor e chiedergli se è sufficiente scusarsi e se le scuse in qualche modo non confermino l'accusa, mettiamola così, vediamo cosa ha scritto il generale Vannacci nel suo libro, pensando alle conseguenze di ciò che aveva scritto. L'autore declina ogni responsabilità in merito a eventuali interpretazioni erronee dei contenuti del testo e si dissocia sin d'ora da qualsiasi tipo di atti illeciti possano da esse derivare. Questa è fantastica, non l'avevo mai visto. Mani io avanti. Su un pamphlet di opinione, questa dissociazione, tipo se qualcuno delinque non ispirandosi è colpa mia, a queste pagine. Però al di là di questo, professor Canfor, a lei il pallino del nodo. È caduto il professor Canfor? Allora chiediamo alla Baldino. Così. Onorevole Baldino, intanto le sarebbe toccata comunque, ma è sufficiente scusarsi? Dopo avendo un ruolo pubblico, dopo aver dato sfoggio di questo tipo di parole e sì. Ci dica lei se anche di cultura. Ricordo che loro hanno iniziato l'attività politica. Ottimo mandando punto. A fanculo il paese, scusate per la parola. Ottimo però... punto. Baldino. Ma intanto Morgan, che è un personaggio pubblico, è un artista, si è scusato, credo che nel suo caso sia sufficiente. Invece Vannacci, che è un militare, non è soltanto un personaggio pubblico, rappresenta le forze armate di fatto, non solo non si è scusato, ma addirittura ha rivendicato quello che ha scritto nel suo libro. Che attenzione, non siamo nell'ambito della libertà di espressione, perché in primo luogo la libertà di espressione non rileva quando siamo di fronte ad espressioni che incitano all'odio, alla violenza, razziste, xenofobe, e in secondo luogo lui è un alto dirigente delle nostre forze armate. Dal punto di vista culturale, a proposito di quello che stavate dicendo sulla questione dello sdoganamento o meno di un certo tipo di linguaggio e di un certo tipo di idee, vorrei fare un parallelismo rispetto ad un fatto che è accaduto qualche mese fa. Ricordate la dirigente Savino
del liceo Da Vinci di Firenze, quando scrisse quella circolare indirizzata ai genitori di quei ragazzi. Ecco, in quel caso noi eravamo di fronte ad una insegnante, ad una dirigente scolastica che ha esercitato il suo diritto dovere anche di, come dire, esaltare i valori democratici della nostra Costituzione, i valori antifascisti della nostra Costituzione. E che trattamento ha ricevuto da parte del governo? Ha ricevuto un richiamo da parte del ministro dell'istruzione. È stata richiamata dal ministro dell'istruzione per aver emanato e diramato una circolare che traduceva nei fatti dei valori sacrosanti. Invece questo è un caso politico, perché al di là della sacrosanta presa di posizione del ministro Crosetto, che io trovo sacrosanta, dovuta ma non sufficiente, perché secondo me destituirlo non è sufficiente, perché rappresenta ancora le nostre forze armate, che dovrebbero rappresentare l'imparzialità e i valori della Costituzione entro i quali tutti ci dovremmo riconoscere, è un caso politico, perché non si è chiuso nel momento in cui l'esercito e Crosetto hanno preso le distanze, ma abbiamo visto in questi giorni esponenti del governo e della maggioranza addirittura solidarizzare con Vannacci. Certo. Qui sta il caso politico, non tanto sulle parole di Vannacci, ma sulla presa di posizione di alcuni esponenti addirittura del governo come Salvini, mentre di fronte ad una preside che invece prende una posizione contro il fascismo e la deriva fascista, viene addirittura, come dire, minacciata dal ministro di riferimento. Chiaro. Questo è il caso. Professor Canfora, aspetti un attimo, che è una cosa rapida. Sì, è una cosa rapida, perché non ha risposto sul Vaffadei, sul body shaming che faceva Grillo di tutti i personaggi politici. Loro hanno Grillo sul palco, cioè insultava tutti anche fisicamente, faceva insulti sul sesso, sulla statura, sull'aspetto fisico. Cioè voi avete utilizzato l'insulto e il turpiloquio per avviare la vostra avventura politica. Ve ne siete pentiti? Considerate una cosa normale questo? O è un'altra epoca e non ne volete più parlare? Baldino, in 10 secondi, perché il professor Canfora è tornato e vogliamo... Scusate per l'interruzione. Prego. Ma noi non abbiamo mai utilizzato espressioni razziste e xenofobe, né incitato all'odio e alla violenza. Beh, anzi, abbiamo incanalato una rabbia che era legittima nella popolazione in un percorso democratico, e siamo entrati in Parlamento e abbiamo portato le istanze dei cittadini Berlusconi in Parlamento. Quindi noi questo lo rivendichiamo e assolutamente adesso non abbiamo nulla a che fare pure con dichiarazioni xenofobe e razziste di questo soggetto, che voi invece state difendendo. Voi lo state difendendo, lo volete dire. Facciamo solo un attimo break, perché in questo programma si va sempre avanti. Abbiamo bisogno di un arbitro saggio. E al professor Canfora vorrei pregare di raccontare anche ai nostri ascoltatori quello che ha ricordato in un'intervista, perché tutti ormai sanno che il generale in una pagina del suo libro diceva: rivive in me il sangue maschio di una tradizione classica, di Giulio Cesare. E lei è stato un po', non so se si può dire, insomma, di un autorevole professore, però è stato un po' perfido, perché addirittura ha ricordato che anche l'identità sessuale di Giulio Cesare non era granitica, come pensa il generale. Devo confermare questa notizia, peraltro ovvia, ma non credo che sia importante redarguire persone, insomma, così improvvide nel linguaggio e forse anche un po' nel pensiero. Credo di capire. Ci sono prove, professore, ci sono prove storiografiche, diciamo, della bisessualità di Giulio Cesare. Beh, sì, ripeto, la cosa è talmente nota che si trova persino nella Divina Commedia. Se andate al canto 26esimo del Purgatorio, al verso 76, trovate una notizia che si legge anche in svetonio, che cioè i soldati a un certo punto, ironicamente, chiamarono Giulio Cesare regina, anziché Rex, va bene, che era un epiteto per i romani molto problematico. E poi, ripeto, la storia di Nicomede, di Bitinia, una volta Cesare in Senato, pare, almeno questo racconta Cicerone, chiedeva garbatamente dei favori per questo sovrano della Bitinia, che era un re cliente, diciamo, della Repubblica Romana, e disse al Senato:
vorrei spiegare quello che io da lui ho avuto. Allora Cicerone lo interruppe e dice: no, per piacere, di questo non parliamo. Ed era molto ironico. Allora c'era la censura, vedi, si parla tanto di censura oggi, invece all'epoca si censurava. Ripeto, stiamo raccontando cose, certo, poi aneddotiche, ma sicuramente corrispondenti a documentazione che all'epoca era ben nota. E quanto poi alle passioni femminili di Cesare, non debbo io effondermi sul grande appassionato rapporto con una donna geniale a suo modo come Cleopatra. Quindi diciamo il tema è esaurito e sviscerato. No, lei stava dicendo un'altra cosa però. No, dicevo, al di là di queste intemperanze, se ho seguito bene il dialogo precedente, c'è stato da una parte l'apprezzamento indiretto del raffinarsi progressivo del linguaggio usato per esempio da Grillo agli inizi della sua Politeia, no? Infatti la parlamentare che ha parlato prima ha ricordato che questo linguaggio ora non fa più parte anche se vogliamo della polemica di questo movimento politico che si chiama 5 Stelle. Dall'altro invece abbiamo assistito al irrompere, sia pure da parte di un generale, quindi non è una forza politica, è un generale, di una tematica trattata in modo abbastanza grossolano, diciamo un po' soldatesco, che non è in sé per sé una novità, fa un po' così, un po' di pena. Però è il sintomo, credo io, spero di non dire una cosa troppo generica, ma credo che non lo sia, è il sintomo del riemergere di un suprematismo. Il suprematismo, che viene talvolta chiamato suprematismo bianco, sappiamo Steve Bannon, l'entourage di Trump. Poi Bannon l'abbiamo visto anche alla festa di Atreyu a un certo punto qualche tempo fa. Ecco, il suprematismo... La festa di Atreyu, insomma, lo ricordiamo ai nostri spettatori, era la festa che ogni anno Fratelli d'Italia organizzava, Giorgia organizzata Meloni, dalla Meloni, organizzava per, diciamo, diffondere. Questo suprematismo si manifesta contro tutto ciò che è considerato non solo diverso, ma inferiore. Perciò si chiama negli Stati Uniti d'America suprematismo bianco rispetto a quella gran parte della popolazione di quello Stato che è nera, o anche gli ispanici, guardati spesso molto così ostilmente o con un senso appunto di superiorità. E si estende a quella che viene definita diversità sessuale, ma poi in tempi non lontanissimi di questo suprematismo faceva parte un atteggiamento di superiorità sprezzante e strumentale verso il sesso femminile. Quindi il suprematismo è il problema. Ma anche non in tempi lontanissimi, diciamo. In tempi troppo ravvicinati, purtroppo. Forse ieri, no, infatti, quella è l'altra performance di Morgan al Maxi. Esatto. Ci sono... finisco rapidamente. Sì. In questo concetto di suprematismo, quegli elementi che una volta, anni fa, in una notevole conferenza tenuta negli Stati Uniti, Umberto Eco definì, con una formula piuttosto felice e sintetica, fascismo eterno. Cioè lui diceva fascismo eterno, non nel senso banale del concetto, ma di un nucleo di profondo pensiero, di valori suprematistici per l'appunto, fondato sulla differenza noi e loro. Noi siamo così, loro poi erano una volta gli ebrei, adesso sono i migranti, poi saranno o sono sempre gli omosessuali, poi gli zingari. O anche italianissime pallavoliste come Paola Egonu, re solo questo di non avere il colore giusto per la pelle. Però, professore, problema
dal quale liberarci. Ecco, allora io però mi prendo, se sei d'accordo Luca, 5 secondi, perché sui social in questi giorni in cui abbiamo parlato del generale Vannacci e del suo libro si sono tutti molto accalorati, perché cioè, ma siete voi che date peso al libro di un generale, no? E senza diciamo, la vostra gran cassa non se ne sarebbe parlato. A dimostrare che non è così e che è sicuramente un elemento di dibattito quel libro e forse anche di allarme per quanto mi riguarda, è stato niente meno che il Presidente della Repubblica. Vediamo cosa ha detto e cosa ha detto e cosa è stato interpretato come una risposta indiretta anche Vannacci. Ecco come nasce la nostra Costituzione, con l'amicizia come risorsa a cui attingere per superare insieme le barriere e gli ostacoli, per esprimere la nostra stessa umanità. L'intervento del presidente Mattarella al meeting di Rimini arriva una settimana dall'esplosione del caso Vannacci, autore del libro Shock, Il mondo al contrario. Con il suo discorso, il capo dello Stato sembra voler rispondere colpo su colpo al generale. Rivendico anche il diritto all'odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente. Per superare, per espellere l'odio, come misura dei rapporti umani. Paolo Egonu, i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Le identità plurali delle nostre comunità sono il frutto del convergere delle identità di ciascuno di coloro che le abitano, le rinnovano, le verificano. Ma l'affondo di Mattarella risuona anche come una strigliata al governo, che dopo la presa di posizione del ministro Crosetto, sul caso è rimasto in silenzio, ha preso le difese del generale o, ancora, ha alzato il telefono. Se esprime dei suoi pensieri nero su bianco, penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo. Che altro dobbiamo fare a questo generale? Si fa messo in un bue. Quell'odio che la civiltà umana ci chiede di sconfiggere nelle relazioni tra le persone, sanzionandone severamente i comportamenti. Sulle parole del capo dello Stato, Giorgia Meloni tace. A parlare, invece, è ancora il generale, che le bolla come ovvietà. Allora, Sandro Iacometti, intanto bravissima Marta Vigneri che è riuscita diciamo, a far parlare i due con tutto, insomma, no, quanto artefatto sia l'abbiamo visto, ma insomma è riuscita a farli in qualche modo dialogare. Però, Iacometti, cioè, Giorgia Meloni, e il silenzio di Giorgia Meloni anche a fronte di un Salvini così, no, prodigo in appoggi al generale, non è un problema dopo la discesa in campo del capo dello Stato? Ma no, io non credo che rispetto, cioè stiamo mescolando, poi vogliamo trovare le convergenze e unire i puntini di tutto quanto, ma secondo me non è così. Allora, intanto Vannacci in un'altra intervista, voi avete citato la parola quando lui dice sono delle ovvietà, ma lui poi ha aggiunto, non so se nella stessa intervista o in un'altra, ha detto condivido completamente quello, siamo sulla stessa linea, condivido completamente quello che ha detto il capo dello Stato sul discorso dei diritti, del rispetto della diversità, dell'uguaglianza, quindi non so se è la stessa quindi intervista. Quindi ha ritirato il libro. No, non so se è la stessa intervista, ma lui nel libro, guardate, poi cioè, c'è stato un grande cancan iniziale con quelle frasi estrapolate. Ancora oggi io trovo degli articoli che citano una frase che a me aveva molto impressionato e che a caldo io dissi questo è impazzito, perché c'era questa frase in cui lui andava in metropolitana, no? a toccare la pelle, a far finta di cadere per toccare la pelle delle persone nere e vedere se era rugosa o meno. Allora, poi mi sono andato a leggere i capitoli incriminati e ho scoperto che era un bambino di 7, 8, 9 anni a Parigi negli anni 70, inizio anni 70, dove diciamo, le persone di colore non erano così frequenti in Italia e probabilmente lo erano molto di più a Parigi, quindi era probabilmente la curiosità di un bambino che è stata trasformata in un orribile desiderio di vedere se il diverso 200 no. Io una cosa guarda, 200 pagine, le frasi sono che abbiamo 300, letto sono inequivocabili, 360 pagine. Il tuo direttore devo dire sì, quasi con un maggiore coraggio intellettuale ha detto io non condivido quello che ha detto Mattarella, io difendo la libertà di opinione generale su questi temi, quindi perché bisogna fare un gioco delle tre carte? Quello che ha detto è scritto, non è un gioco delle tre carte. Intanto volevo ribadire che rispetto ad alcuni giudizi che io ho espresso in passato, io mi sono riletto il libro e l'unica frase che ho trovato veramente inaccettabile è i gay sono diversi e se ne facciano una ragione.
al di là di quella frase, sulle donne che devono stare a casa e che i nidi rovinano la famiglia, gli asili che vanno ti confesso che il capitolo sulle donne non l'ho letto. Selettiva. Quindi non potrei intervenire su questo, però ho letto il capitolo del camminato. No, però volevo dire le ultime due cose. Una, riapro una parentesi sul linguaggio, che secondo me dovrebbe essere il tema di questa sera, essendo partita Morgan. Io trovo folle, assurdo, indecente e inqualificabile che si costringano gli editori delle favole di Roald Dahl a togliere i termini brutto e grasso dalle favole di Roald Dahl. Ma cosa c'entra, perché però? C'entra perché noi con questo atteggiamento iniziamo a creare la neolingua, cioè le parole, non i vocaboli, neolingua. La neolingua noi di Orwell, i vocaboli che non sono che più Morgan giusti. Ha i vocaboli che non sono più giusti. Ha detto una castroneria perché l'ha detta in pubblico, ma il torpiloquio è accettato comunemente, normalmente, in qualsiasi consesso privato. Quindi, allora, vabbè, sentiamo comunque su questo, Vittoria. No, è l'unica cosa. Vittoria la Baldino, lo chiediamo a lei un commento. A lei. No, stai parlando da 5 vabbè, minuti. Vabbè. Chiediamo a lei un commento su questa cosa che ci ha molto colpito. Cioè, quasi come una proposta programmatica, gli asili disturbano la famiglia italiana perché sottraggono le donne da un'idea e da un ruolo di cura del fuoco. Focolare domestico. Forse per quello sono usciti dal PNRR. Guarda che tutto. No, scherzo. Tutto battuta, torna, battuta, tutto torna. Battuta. Cioè, tutto, cioè, le trame nere. Baldino. Guardi, intanto mi lasci dire che l'atteggiamento orwelliano questo governo l'ha manifestato nel momento in cui ha cercato di tacitare Banca d'Italia e anche la Corte dei Conti rispetto al ruolo sacrosanto di controllo che stavano svolgendo. Che non si può criticare questo governo e questa è la neolingua orwelliana. C'entra. Questo c'entra perché, come prima si diceva che bisogna guardare non alle parole ma ai fatti, questi sono i fatti. Io condivido l'inquietudine di Marianna Aprile rispetto a un segnale devastante che sta passando culturale, però dall'altra parte sapete cosa penso? Che in realtà il silenzio di Giorgia Meloni su questo tema è un silenzio tanto assordante quanto comprensibile, perché in realtà la polemica intorno a Vannacci sta facendo un grande favore alla Meloni, perché sta coprendo tutta la sua incapacità rispetto ai temi da propaganda che ha utilizzato per prendere voti. Pensiamo che cosa penserebbero e farebbero gli elettori di Meloni e Salvini se avessero saputo che a 10 mesi dall'inizio di questo governo avremmo avuto il record degli sbarchi, la benzina, il prezzo del carburante fuori controllo, un familismo degno della peggiore stagione del partito personale di Berlusconi, con la Meloni che mette il cognato, la sorella al capo del partito, piazza tutti gli amici nei posti di comando, e una politica estera e politica economica totalmente acquiescente ai dettati di Washington e di Bruxelles. Quindi questi sono i fatti, se vogliamo parlare dei fatti e se non vogliamo parlare delle parole. Sulla questione delle donne, io l'ho detto alla Meloni il giorno che è venuta in aula a fare il discorso di insediamento, a me non rassicura affatto il fatto che la prima donna premier, che ci sia la prima donna premier nel nostro paese, se questo governo non farà delle politiche a favore delle donne. E quando parliamo di politiche a favore delle donne, intendiamo anche colmare quel gap salariale tra uomini e donne, colmare quel gap lavorativo tra uomini e donne, perché il lavoro povero colpisce principalmente giovani, quindi giovani anche giovani coppie, e donne. E diciamo, il segnale che loro stanno dando anche sul PNRR è un segnale eloquente, guardate, perché il fatto che noi non siamo riusciti a centrare quel target è un segnale eloquente. No, per ma su questo, cui smettiamo cioè, di parlare delle parole fino a un e certo parliamo punto, dei fatti. Nel senso che questi sono i fatti di quello governo. Che scegli di sacrificare racconta qualcosa di te, però professor Canfora, sulla neolingua non può che dirimere lei la questione. Sostenere che sia ingiusto, diciamo, rivolgersi come Morgan ha fatto e come il generale sdogana nel suo libro a un omosessuale è come dire, sostenere una neolingua che appiattirà il pensiero, o è semplicemente che... Però anche togliere, chiedetegli, vi prego, al professore anche togliere brutto e grasso dalle favole diverse. Anche se è una cosa giusta o sbagliata per il professore. Sono cose diverse, professore. Insomma. Ma credo sia molto semplice una considerazione alla quale credo tutti quanti possiamo dare un nostro assenso, e cioè il ricorso alla violenza verbale e in particolare al turpiloquio è un segnale di impotenza
espressiva e concettuale, perché è un modo di sostituire ad un ragionamento, ad una definizione articolata, un urlo in forma di insulto. Quindi è un segno di impotenza, va superato, c'è la paideia, c'è la scuola, le buone letture, ci sono tanti sistemi. Quindi una volta per sempre lasciamo perdere, se non vorranno affrontare questa terapia culturale continueranno a parlare così. Però si condannano da soli. Dice, se si censura quella parola poi si arriva alla neolingua, lei questa cosa la contesta? Ma questo direi è un portare il ragionamento ad absurdum, perché mai, allora, qualunque punizione di un piccolo reato dovrebbe essere impedita perché poi si finisce con punizioni molto più forti? È un ragionamento che non sta in piedi. Stiamo parlando del de quo, cioè della situazione linguistica alla quale ci stiamo ora dedicando. Non stiamo parlando di altre possibili censure, al prodursi delle quali diremo la nostra. Ma non ci sono le censure sulle favole, che non si può più dire la parola brutto e non si può più dire la parola grasso. Questo secondo lei è un comportamento legittimo, normale, migliora la lingua? La risposta di Canfora Iacometti dopo il super spot, 40 secondi. Arriva Canfora con la risposta. Come sempre si continuava a discutere ma dobbiamo far finire il professor Canfora. Professor Canfora, risposta a Iacometti, se vuoi ripetere la domanda. Sì, parlavamo anche del fatto che si iniziano a riscrivere le vecchie favole utilizzando dei termini che sono considerati più compatibili con i valori contemporanei e quindi togliere parole che possono risultare offensive come grasso e come brutto. C'è stato il caso di Roald Dahl, che è il grande autore di romanzi che tutti i ragazzi conoscono e anche gli adulti, che ha riscritto questi libri togliendo, l'editore ha imposto la riscrittura di questi libri togliendo queste parole. È la stessa Canfora cosa, perfetto. Professore? Oh no! Che peccato, ci manca la sentenza finale. Particolarmente. Ci manca la sentenza finale, però il tempo è comunque finito e quindi niente. Rimaniamo in sospeso. Contatteremo per telefono. Siete tutti rinvitati per la risposta del professor Canfora. Vittoria enigma, Baldino, magari ci raggiunge in studio appena può, la ospitiamo volentieri. Grazie a Sandro Iacometti, grazie al professor Canfora che è stato con noi finora. E dopo di noi, Indaga Miss Marple, magari risponde lei. Certo, vai a sapere. Noi siamo qui domani. Sulle favole di Iacometti, a domani!